E dopo tante ordinanze di sgombero, chiusura scuole di questi ultimi drammatici 20 giorni a Teramo, arriva il primo raggio di sole. 835 alunni delle scuole Savini e San Giuseppe, dichiarate per sempre inagibili dopo il terremoto del 30 ottobre, riassaporano il gusto di tornare tra i banchi di una nuova e bella struttura, la Molinari, che per anni ha ospitato la facoltà di veterinaria dell'Università di Teramo. Un edificio sicuro e moderno. Tanti ragazzi hanno cambiato scuola, è vero, sono venuti qui, però oggi è un giorno di festa. Com'è andata l'entrata? Allora, l'entrata è andata benissimo, non abbiamo avuto nemmeno i problemi che pensavamo di avere, tipo il traffico, problemi logistici. Invece devo dire che non ce ne sono stati, i ragazzi sono entusiasti, ma la festa vera è iniziata ieri con l'apertura della scuola ai genitori. Quindi si sono tranquillizzati? Si sono tranquillizzati, i genitori sono rimasti entusiasti della struttura, dell'accoglienza che hanno avuto. Il più bel messaggio ce l'hanno dato i nostri ragazzi del coro, dell'istituto comprensivo, quando intonando un canto hanno concluso dicendo il domani già qui. Quindi la scuola, che si basa sulla pedagogia, deve nutrire sentimenti di speranza. Non possiamo solo vivere di negatività che abbiamo, diciamo, vissuto in questo periodo veramente triste. Noi vogliamo ricominciare, vogliamo riannodare quei fili che si erano spezzati con il terremoto, vogliamo ricominciare a ricostruire una relazione educativa con i nostri alunni e anche con i genitori. Quindi sì, è vero, è un giorno di festa. Oggi è davvero un giorno di festa per i piccoli alunni della Molinari di Teramo. Per loro la scuola è casa, una certezza incrollabile.